Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Wulong e in questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili della parte 7 e del villaggio. Partiamo subito dalla prima missione della parte 7, l'urlo del dragone acquattato. All'inizio della missione basterà girarci e troveremo un paio di messaggi qui dentro. Non li potete vedere perché io li ho già raccolti, ma qui ce ne saranno due. In questa missione ci saranno solo dei messaggi da raccogliere, quindi basterà fare il percorso che vi faccio vedere e li troverete tutti. Poi andiamo di qua. Giovani, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, lasciate anche un bel like. Qui in questo punto ne troverete un altro. Ne troverete un altro. E poi basterà andare su verso il boss, perché qui ci sarà solo una boss fight. E arrivati qui, il messaggio lo troverete esattamente in questo punto. Missione: facciamo brillare le nostre alabarde, sempre nella parte 7. Questo è l'inizio della missione. Andiamo avanti e ci facciamo tutto il livello, ve lo velocizzo un po'. Una volta arrivati qui ci sarà il nostro piccolo orsacchiotto, l'ultimo della collezione, il numero 23. Gli date da mangiare e sbloccherete così il trofeo. Torniamo finalmente al nostro villaggio e da qui, dalla bandiera, facciamo questo percorso. Andiamo di qua. Qui facciamo un attimo attenzione e qui prendiamo un messaggio. Poi da qui torniamo indietro. Andiamo qui. Andiamo da questa parte senza cadere magari. Andiamo qui. E in questa casupola troverete una cicala dorata. Dopodiché andiamo su, visto che abbiamo tutte le cicaline. Ed ecco qui, c'è questo che guarda le stelle, ci parliamo. Ne hai trovato qualcuno? Gliene diamo 20. E così sbloccheremo il trofeo. O l'obiettivo in questo caso. Poi torniamo alla bandiera, ma senza il suicidio. Il suicidio non va mai bene. Andateci camminando, non fate come faccio io. Eccoci qui e resettiamo l'area. Quindi andiamo su viaggio, di nuovo villaggio nascosto e ci ritorniamo. Ricaricata l'area, torniamo dal vecchio pazzo. Quindi ci rifacciamo tutto il percorso. Salve, salve. Parliamo. E vabbè, e notiamo che non sta proprio benissimo. Quindi torniamo di nuovo alla nostra bandiera e ricarichiamo l'area nuovamente.
Torniamo magicamente dal vecchio pazzo e una volta arrivati basterà raccogliere e sbloccare il trofeo. Così abbiamo sbloccato anche tutti i messaggi. Dopodiché da qui torniamo indietro senza suicidarci, come faccio io di solito, e andiamo a recuperare l'ultima essenza. Facendo un giro allucinante, però va bene lo stesso. Andiamo qui. Parliamo con la signorina e gli diamo le chiavi che abbiamo trovato. Comunque, per risolvere la quest trovate il video sul canale. Basterà dargli la chiave, lei ci aprirà questa porta. Poi dategli la seconda chiave, lei vi aprirà quest'altra porta. Dopodiché basterà andare di qua, saltiamo ed esattamente in questo punto troveremo l'ultima essenza di drago. Quindi giovani, anche per questo video è tutto, abbiamo trovato tutti i collezionabili in tutte le aree, in tutte le missioni del gioco. Sul canale trovate tutte le altre parti con tutti i collezionabili, trovate tutte le missioni con tutte le bandiere, trovate tutte le boss fight. Se ancora non ci sono, comunque troverete anche le quest, quindi sia la quest della signorina con le chiavi, sia la quest del tizio pazzo lì che sta meditando, ma in realtà Corello si è perso, non so dov'è, e vi farò vedere tutto, come completare tutto al 100% e ottenere così il platino. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, commentate, condividete e lasciate like, grazie mille e alla prossima!